Bene, buongiorno a tutti. Devo anzitutto dire quanto sono sempre contento di essere in questa bellissima città, dove quando sarò vecchio, cioè dall'altro anno, forse mi trasferirò, anche perché in questa città si respira un'atmosfera di grande simpatia nei confronti degli ebrei. Non so se questa è caratteristica della città oppure se per il fatto che non ci sono ebrei, quindi gli siamo particolarmente simpatici. Non lo so. In realtà, dopo l'interessante relazione della nostra Tiziana, la chiamo così perché è una carissima amica, forse potremmo anche andarcene a casa, quello che c'era da dire è stato detto, ma adesso cerchiamo di ripetere per ricordarci meglio le cose che sono state dette. Faccio soltanto due osservazioni preliminari, brevissime. Intanto vorrei correggere ironicamente e parzialmente sia il nostro sindaco che il presidente della comunità ebraica di Ferrara. Il nostro sindaco ha detto che questa nostra iniziativa si inserisce nella festa del libro di Ferrara. Secondo me è un po' l'incontrario, è la festa del libro di Ferrara che si inserisce nella nostra iniziativa di oggi, perché veramente credo che noi proponiamo un qualcosa di particolarmente interessante. Per quanto riguarda poi il nostro Presidente, devo dire che dal terremoto in poi ha delle connotazioni un po' pessimistiche. Ha detto che qua non c'è più una comunità, una presenza ebraica. Non c'è più adesso, ma non è detto che non ci sia nel futuro. Per cui, se ci saranno le condizioni necessarie, sufficienti e così via, io credo che lascerò la comunità di Ferrara e divento il rabbino di 100. Detto questo, devo ancora soggiungere alcune cosette. Devo dire che questo mini convegno sulla figura di Emanuele Ricchi è un qualcosa alla quale io aspiravo da molti anni. Quindi un desiderio profondo che avevo di far conoscere questo personaggio che è molto noto nel mondo ebraico, ma fino a qualche tempo fa abbastanza sconosciuto a 100. Quindi era proprio l'ora che recuperassimo questo personaggio con tutte le implicazioni che ne derivano. Cosa posso soggiungere ancora? Che questo convegno che cominciamo in questo momento non è il convegno sul personaggio Emanuele Ricchi, ma è un qualcosa di propedeutico, è un inizio, è una preparazione, perché poi il personaggio merita degli approfondimenti più elaborati, più organici. Quindi sono sicuro, Saverio, che sarete d'accordo con me, che a non troppa distanza di tempo riprenderemo il tutto e cercheremo di approfondire meglio, perché veramente il personaggio di Emanuele Ricchi è un personaggio straordinario, affascinante. Se potessi condensare in qualche modo la sua vita, direi che nella sua vita non si è annoiato assolutamente. Comunque presenta delle caratteristiche particolari e noi dovremmo poi approfondirle. E non abbiamo l'ardire di pensare che nello spazio di una mattinata potremmo dire tutto quello che c'è da dire. È soltanto una preparazione, quindi preparatevi perché sarete chiamati a breve scadenza a riprendere il tutto. Ma in quell'occasione dovremmo eliminare la parte preliminare, quindi non fatevi trovare impreparati. A questo punto cominceremo effettivamente la nostra giornata. E chi è che comincia? Comincia. Va bene, credo che il professor Campanini sarebbe molto superfluo cercare di presentarlo a 100, perché è lui che deve presentare noi. Quindi ti chiedo, Saverio, di accomodarti. Bene, grazie. Mi corre l'obbligo di scusare il professor Alessandro Guetta dell'Inalcodi Parigi, che
che aveva assicurato la sua presenza alla prima data che avevamo pensato per questa giornata di studio su Emmanuel Chairicchi in settembre, che poi non si è tenuta per varie ragioni, la più forte delle quali certamente il terremoto e i danni che ha procurato alle istituzioni culturali di Cento. Purtroppo il professor Guetta non riesce ad essere presente oggi, mi ha mandato una lettera scusandosi con l'amministrazione, con i partecipanti per la sua assenza, ma purtroppo è trattenuto in Francia e non ha potuto far rientrare questo appuntamento a cui teneva molto, non ha potuto essere presente. Le parole del Rav Caro mi confortano, perché se ci sarà una occasione ulteriore di parlare di Ricchi e di rabbinato italiano nel Settecento, allora ci sarà anche l'occasione per il professor Guetta di essere con noi. Ho già peraltro una lista di altri nomi di persone che desiderano partecipare, cito soltanto il professor Asher Sala, che è italiano ma vive in Israele e che si è occupato di Ricchi, e il professor David Ruderman di Philadelphia, che mi ha indicato alcuni suoi scolari, alcuni suoi studenti che hanno scritto un dottorato su Emmanuel Chairicchi. Quindi c'è un interesse anche negli Stati Uniti, per cui se si organizzerà una giornata come auspica il Rav Caro e come certamente auspico anch'io, ci sarà sicuramente materiale per tenere una giornata degna e all'altezza del rabbino cabalista di cui ci occupiamo. Tuttavia condivido con il Rav Caro l'idea che fosse necessaria una introduzione, e per quel che mi riguarda ho pensato di farlo esaminando la vita di Rav Caro e di Rav Ricchi. Abbiamo già sentito alcune cose nell'intervento di Tiziana Galuppi, cercherò di farlo in modo un po' più sistematico, perché come annuncia il programma cercherò di raccontare un poco della sua autobiografia. Emmanuel Chairicchi ha scritto di se stesso, e quindi abbiamo lui stesso come fonte storica della sua vicenda umana, e vedremo, questo ci dà accesso non soltanto alle vicende esteriori della sua vita, ma anche alla, se così si può dire, alla sua vita interiore. Noi sappiamo abbastanza, relativamente molto, di Emmanuel Chairicchi, e questo si deve a due fattori che sono tutto sommato contraddittori. Da un lato, come ho detto, egli scrisse di sé lasciandoci una vera e propria autobiografia, ma dall'altro Ricchi divenne oggetto, dopo la morte, di un'autentica venerazione, il che ha moltiplicato le leggende sul suo conto. Si tratta, in ambito ebraico, se così si può dire, utilizzando un termine piuttosto cristiano, di un santo, e quindi e addirittura vedremo di un martire, e in questo senso le leggende si sono moltiplicate sulla sua vita. In questa circostanza vorrei limitarmi a presentare questi due filoni di informazioni sul conto del cabalista Ricchi e cercare di vedere come possono essere ricondotte a un unico denominatore. Ricchi visse certamente un momento di passaggio cruciale per la storia dell'ebraismo europeo in età moderna, e a mio modo di vedere l'importanza della sua opera e della sua stessa biografia sono stati sottovalutati sinora nella maggior parte degli studi dedicati al faticoso ingresso dell'ebraismo nella modernità. Si può ben dire che Ricchi fu uno degli ultimi cabalisti italiani di primissimo piano, erede di una gloriosa tradizione che certo affonda le sue radici nel Medioevo, ma conosce i propri fasti nel XVI e nel XVII secolo, con la diffusione in Italia della Kabbalah luriana, che aveva prodotto maestri quali Chaim Vital calabrese, Menachem Azaria Fano, Moshe Zacuto, e più vicino a lui nel tempo, anzi suo perfetto contemporaneo, Ramchal, cioè Moshe Chaim Luzzatto, solo per citare alcuni nomi di massimo rilievo. Dopo di lui, tuttavia, si assiste a un declino della Kabbalah in Italia, e se si esclude il livornese Elia Ben Amozeg, che tuttavia visse e operò in un contesto molto diverso, si può ben dire che Ricchi fu uno degli ultimi, se non l'ultimo, grande cabalista italiano. Allo stesso tempo, però, e su una scala più ampia, la fama di Ricchi, il suo contributo intellettuale, migrarono verso l'Europa centro-orientale, facendone allo stesso tempo un maestro venerato di talune scuole chassidiche, e pure un autore rispettato e commentato dai Mitnagdim, o Misnagdim, vale a dire gli avversari dei Hasidim. Quindi in tutte e due le grandi correnti dell'ebraismo dell'Europa orientale, Ricchi è un maestro venerato.
Questo non sarà l'unico caso in cui alle premesse non seguono le conseguenze in modo lineare, piuttosto in maniera inaspettata. In fondo, anche questo è il risultato del percorso autobiografico di Raphael Immanuel Chairik. Alla fine della sua vita, ma prima che potesse ragionevolmente saperlo, in occasione della pubblicazione avvenuta tra il 1742 e il 1743, Ricchi si apprestava a pubblicare il suo Magnum Opus, un commento assai articolato ai Salmi, intitolato Chasezion, con allusione al libro di Isaia 33:20. Qui, alle pagine 2 recto 3 recto, si legge con il titolo Akdamata Mechaber, premessa dell'autore, una breve autobiografia del nostro, che incomincia di nuovo con un'allusione biblica con le parole Ze Sefer Toldot Adam, questo è il libro della storia dell'uomo, questa è la mia storia. Ricchi ci informa di essere nato a Ferrara, non menziona l'anno, ma come abbiamo già sentito lo si può far risalire con ragionevole certezza al 1688, da genitori di nome Abraham e Miriam. Quando aveva 2 anni, quindi siamo nel 90, la famiglia si trasferisce a Rovigo, che è la città di origine della madre, e nel 1794, all'età di 6 anni, Immanuel Chairik resta orfano di padre. Della sua educazione e del mantenimento della famiglia, che comprendeva un fratello minore e 2 sorelle maggiori, si occupò allora lo zio materno Yedidia Rabbino. All'età di 18 anni, nel 1706, venne a mancare anche lo zio e l'onere della famiglia fu allora assunto dal cugino, Asher Rabbino, che sposò anche la sorella maggiore di Immanuel e trovò, secondo il costume ebraico, anche un marito per la minore, mentre continuò ad occuparsi del fratello finché questi non fu in grado di provvedere a se stesso. Immanuel intanto fu chiamato a Gorizia come precettore da un padre di famiglia abbiente, Isaac Hafez. Qui rimase fino al compimento dei 20 anni. Quindi si mise in viaggio per il grande desiderio che aveva, lo dice lui stesso, di apprendere i fondamenti della Kabbalah. E per imparare la Kabbalah andò a Reggio Emilia, per poter studiare con il prestigioso rabbino, il più stimato dei kabbalisti dell'epoca, Binyamin HaKohen, il quale, si è detto tra parentesi, era, come hanno dimostrato gli studi di Gershom Scholem, un cripto-sabbatiano, tanto quanto Avram Rovigo, vale a dire, era un adepto dei fedeli dello pseudo-messia Shabbatai Tzvi, che aveva lasciato un gran numero di seguaci, persino dopo la sua scandalosa e incomprensibile conversione all'Islam. Sul punto ci sarà occasione di ritornare, presumo, più tardi in questa giornata, quando si parlerà del tema dello Tzimtzum, a proposito del quale la posizione di Ricchi non sembra, tutto sommato, discostarsi molto da quella dei sabbatiani. Tuttavia il maestro Binyamin HaKohen, per una non meglio precisata azione di precetto, per una mitzvah, che possiamo leggere in modo sospettoso, se vogliamo, come avente a che fare con il finanziamento della setta sabbatiana. Ma se consideriamo che Binyamin HaKohen riuscì perfettamente a nascondere la propria adesione al sabbatianesimo fino alla morte, e anzi ben oltre, non c'è motivo di essere troppo sospettosi, e anzi va dato atto a Ricchi di quella che appare come piena buona fede. Così fece ritorno a Gorizia e tornò a fare il Melamed, cioè il precettore. Il suo desiderio non era certo sopito e ci riprovò nel 1710, ma questa volta fu bloccato dalle ristrettezze finanziarie. Non volendo farsi mendicante, Ricchi si vide costretto ad andare a Fiorenzuola d'Arda. Qui fu di nuovo impiegato come maestro e visse per un anno. Durante il suo soggiorno conobbe e sposò Miriam. Poiché la città era piccola e la popolazione ebraica scarsa, si decise a trasferirsi nuovamente, questa volta a Venezia, ma vi rimase solo un anno perché cadde ammalato e perse così tutti i propri allievi. Ricchi ci dice che si sentì ancora una volta oggetto di un miracolo. Questa è una costante della sua autobiografia, la sensazione di essere particolarmente benvoluto dall'Eterno e di ricevere continue dimostrazioni di affetto nella forma di miracoli, di una speciale attenzione da parte dell'Eterno, perché fu chiamato a insegnare, stavolta non solo come precettore, ma anche come maestro, probabile allusione alla sua ordinazione rabbinica, a Trieste. Qui rimase per 4 anni, fino al 1715, e compose, come ci informa, il suo primo libro, intitolato Maaseh Hoshev. Spero di riuscire a farvi vedere il frontespizio alla festa del libro ebraico. Non si vede? Ma va bene se se ne vede un'ombra. La qualità dell'immagine è anche così scadente che non...
pubblicato a Venezia nella stamperia Bragadina, come vedete in basso per chi non legge l'ebraico, nella stamperia Bragadina nel 1716. L'opera è incentrata sulla costruzione del tabernacolo, Mishkan. Intanto era nato il suo primo figlio, Abraham Shmuel, e il padre ricorda, come un segno della benevolenza divina, che i membri della comunità di Gorizia l'hanno chiamato al loro servizio come insegnante, alleviando così le sue condizioni economiche. Rimase a Gorizia per 2 anni e trovò il tempo per comporre il proprio secondo libro, intitolato Choshev Machshavot, che potremmo tradurre con Trapensieri, pubblicato ad Amsterdam però solo nel 1727. L'opera, anch'essa come la prima appartenente al cosiddetto periodo pre-cabalistico di Ricchi, è una raccolta di innovazioni esegetiche, tanto sulla Bibbia quanto sulla Mishnah. Nel 1718 il progetto a lungo accarezzato di trasferirsi in Terra Santa prende corpo e Ricchi insieme alla famiglia si trasferisce a Safed o Tzfat, nel nord della Palestina. Non a caso quel luogo della Galilea si raccomanda non solo per il clima, anche se relativamente, come vedremo, un clima più salubre, ma soprattutto perché è la patria della grande rinascita cabalistica del XVI secolo, in particolare della dottrina di Cordovero e di Yitzhak Luria. Qui si dedica ad ampliare il proprio terzo libro, che aveva concepito e abbozzato con grande brevità a Venezia. Il libro si intitola Hon Ashir, che sarà pubblicato ad Amsterdam nel 1731, questa è appunto l'edizione di Amsterdam. Si tratta di un commento specificamente dedicato alla Mishnah, faccio vedere una pagina con notazione musicale, che è una curiosità delle possibilità anche della tipografia settecentesca. Ovviamente le note vanno lette nel senso ebraico, more ebraico, e quindi da destra a sinistra, ma come vedete qui l'ebraico viene capovolto per adattarlo alla notazione musicale. Il titolo Onashir, ricco patrimonio, allude al fatto che, come ricorda l'autore, nei momenti di massima povertà, l'unica cosa che gli era rimasta erano gli appunti per questo volume. Un'ironia, a mio parere, sublime, ma anche molto seria. Ma la cosa più importante, il conseguimento più prezioso, ci riferisce Ricchi, è aver avuto la possibilità, a Tzfat, di studiare gli scritti di Luria e di poter realizzare per sé una copia completa dello Etz Chaim, quindi del libro di Chaim Vital, dedicato alla dottrina di Luria. Inoltre, secondo un costume assai diffuso all'epoca, egli poté pregare sulla tomba del leone, il leone è il soprannome di Luria, Ari, e come ci informa lo pregò di aiutarlo a comprenderne le opere. Quindi prega sulla tomba, fammi capire che cosa hai scritto. Il diffondersi di un'epidemia di peste, 1720, che questo l'abbiamo sentito, costrinse la famiglia di Ricchi ad abbandonare la Terra Santa e durante la traversata per far ritorno in Italia, a quella prima sciagura, un'altra se ne aggiunse. La nave su cui viaggiava fu catturata dai pirati e per 40 giorni Ricchi e i suoi furono prigionieri a Tripoli. Finché fu liberato per opera di Shlomo Khalfan, che raccoglieva offerte per riscattare i prigionieri. Alla sua liberazione si trasferì a Livorno, dove portò a compimento il suo quarto libro, che è uno dei più importanti, il Mishnat Chassidim, che sarà pubblicato ad Amsterdam nel 1727, poi anche nel 1740, poi ancora lo vedremo. Si tratta di un riassunto modellato sul Mishneh Torah di Maimonide, dedicato alle principali dottrine della Kabbalah luriana. Di qui si trasferì a Firenze, dove rimase in qualità di rabbino dal 722 al 1725 e compose in lingua aramaica, Belisneder Rabbanan, il capitolo sul bagno rituale, compreso nell'opera Choshev Machshavot, di cui abbiamo già parlato. In virtù di un prestito ricevuto a Firenze poté dedicarsi al commercio e mentre continuava anche la sua attività di maestro, fondando e dirigendo diverse accademie di studio. La sua attività commerciale lo riportò a Livorno e per stampare i libri che aveva scritto ma non pubblicato, Ricchi intraprese un lungo viaggio misto tra il commerciale e il pio, cercando di unire l'apertura di nuovi mercati con la raccolta di sottoscrizioni per la stampa delle proprie opere. Si recò così per mare a Smirne, nell'impero ottomano, si tratta della città di Shabbatai Zvi, la città in cui Shabbatai Zvi si è rivelato, quindi sempre per mare a Salonicco e da qui via terra a Istanbul e quindi attraversando tutto il continente europeo per via di terra arrivò fino ad Amsterdam e vi fece stampare, come abbiamo ricordato, Choshev Machshavot e Mishnat Chassidim. Di qui proseguì per Londra.
sulla via del ritorno, questa volta via mare, la nave su cui si trovava naufragò. Quindi rendiamoci conto che è un uomo che continua a dire: Dio ha fatto solo miracoli per me, e la storia della sua vita è una storia di disgrazie. La nave naufragò non lontano da Gibilterra. Anche in questo caso si sentì miracolato, perché il governatore di Gibilterra non applicò strettamente le leggi che prevedevano il carcere per gli ebrei che si trovassero senza permesso sul territorio spagnolo, e gli consentì di ripartire da Gibilterra, già possesso inglese, verso Livorno. Qui, dopo essere riuscito a trovare una sposa per il figlio, decise nel 1735 di ripartire con un programma pio commerciale alla volta di Aleppo, passando per Antiochia e prendendo ancora con sé la moglie e l'altro figlio, del quale non ci ha nella sua autobiografia raccontato la nascita, ma chiamato Moshe Chaim. Gli affari che riesce a fare ad Aleppo gli servono per tre scopi: ripagare i creditori, finanziare la stampa delle proprie opere, preparare il suo secondo tentativo di trasferirsi in Terra Santa. Ad Aleppo compose il proprio quinto libro, intitolato Yosher Levav, stampato ad Amsterdam nel 1736. Si tratta di una sorta di sunto della Mishnat Hasidim, ancora una volta incentrato sui temi dei quali sentiremo ancora parlare oggi, dello Tzimtzum e della Kavanah. Ci interessa osservare che già qui, in base al principio talmudico secondo il quale il sogno è un sessantesimo della profezia, ovvero contiene un grano di verità, si tratta di sapere quale, Ricchi apre la propria prefazione con il racconto di un sogno che lo ha spinto alla composizione del libro. Non possiamo diffonderci qui nei dettagli, ma teniamo presente lo spunto del sogno che causa l'azione, perché ci aiuterà a comprendere la prima biografia postuma di Immanuel Chai Ricchi, quella scritta dal figlio maggiore, poco dopo la morte del padre. Dopo essere rimasto 2 anni ad Aleppo, Ricchi si rimise in marcia alla volta di Gerusalemme, passando per Damasco, dove poté prostrarsi davanti alla tomba di Chaim Vital e anche a Sichem o Nablus. Qui, oltre a mandare in stampa lo Yosher Levav ad Amsterdam, quindi a distanza, prepara la terza e stampa la terza edizione della Mishnat Hasidim, sempre ad Amsterdam, con aggiunte derivate da nuove fonti manoscritte, in particolare opere attribuite a Luria che gli riuscì di trovare a Gerusalemme. Quindi non si tratta di una mera ristampa, ma di una nuova edizione del libro. Prima di concludere la propria autobiografia, Ricchi si compiace di offrirci un elenco che potremmo intitolare Città in cui ho abitato: Ferrara, Rovigo, Gorizia, Fiorenzuola d'Arda, Trieste, Safed, Firenze, Livorno, Aleppo, Gerusalemme. Nei 3 anni dal 1738 al 1740 risiede a Gerusalemme, ma cade ammalato, e durante la convalescenza compone le sue 2 ultime opere più importanti: Aderet Eliyahu, un'opera miscellanea su vari argomenti, apparsa a Livorno nel 1742, che contiene una serie di commenti su svariati passaggi del Talmud, ma anche veri e propri indovinelli visuali, paragonabili ai nostri rebus, un fenomeno di gran moda all'epoca, quindi nella prima metà del Settecento, e al quale è stata dedicata un'intera monografia opera di Dan Pagis. Ve ne mostro solo uno, e non pretendo di spiegarlo. Notate anche qui la combinazione della lingua italiana con l'ebraico: le ariette, il recitativo, sono intitolate in italiano, e le figurine che vedete sono dei veri rebus. Non ve lo spiego, perché le spiegazioni che l'autore fornisce copiosamente occupano molto più spazio degli enigmi. Per spiegare uno di questi enigmi ci sono 10 pagine in ebraico per capire come funziona, quindi di complessità estrema e compiaciuta, mi permetto di dire. Mi piace però sottolineare il grafismo, che in realtà interessa tutti i libri di Ricchi, magari solo per esporre un problema di geometria, per raffigurare la topografia del Tempio di Gerusalemme o per chiarire una questione di astronomia, e allo stesso tempo per mostrare la commistione, come ho detto, di ebraico e italiano sulla pagina. L'altro libro, composto nel periodo gerosolimitano, il suo 7º, è un commento ai salmi di stampo cabalistico, con interpretazioni dettagliate, dedicate a ogni singolo versetto e con la proposizione di innumerevoli enigmi, con largo ricorso alla gematria e al notaricon, che sono tecniche di interpretazione esegetica. L'opera, già menzionata all'inizio, si intitola Chazé Zion, anche se troviamo spesso citato come José Zion, sarebbe anche legittima come alternativa, ma la forma corretta è l'imperativo Chazé Zion, cominciato a pubblicare nel 1742, che è la data che si legge nel frontespizio. Penso che riusciate, è un po' piccolo, ma insomma, se riusciate a leggere il frontespizio in caratteri latini.
e tuttavia completato, si tratta di un'opera molto voluminosa, completato soltanto dopo la morte dell'autore. In effetti l'autobiografia di Manuel Chairicchi si conclude sulle vicende che lo hanno condotto a far ritorno a Livorno, per finanziare l'edizione delle proprie opere, per sostenere la yeshiva che dirigeva a Gerusalemme, chiamata Chaverim Machshivim, Machshivim se lo augurano sempre tutti i compagni che ascoltano. Così gli ultimi 3 anni di vita di Ricchi trascorrono tra Livorno e le diverse comunità ebraiche italiane, che egli visita raccogliendo sottoscrizioni, ma soprattutto offerte per opere caritatevoli in Terra Santa. Al termine del libro, il figlio maggiore, Avram Shmuel, si incarica di completare la biografia del padre, narrando del suo ritorno in Italia e dei suoi ultimi giorni di vita. Ricchi, apprendiamo, era impegnato in un giro delle comunità ebraiche dell'Emilia e dopo aver raccolto le offerte a Modena si apprestava a tornare a Livorno. Il figlio di Ricchi, appunto Avram Shmuel, ci informa che sul confine tra il territorio di Modena e quello di Bologna, Ricchi incappò in 4 stranieri maledetti, Zarim Arurim, 4 stranieri maledetti, e precisa che si trattava di Ussari. Uzzarim, c'è scritto in ebraico, quindi non si tratta di briganti. Questo dettaglio ci permette di offrire un contesto alla morte del cabalista ferrarese. Con ogni probabilità si trattava di cavalleggeri austriaci, o croati più probabilmente, di pattuglia, ussari appunto, forse anche ungheresi, comunque dell'esercito austriaco, di pattuglia sul confine tra il Ducato di Modena e lo Stato Pontificio. Non mi è possibile qui riassumere l'intricata guerra di successione austriaca, di cui la battaglia di Camposanto del febbraio 1743 è un semplice episodio, direi una scaramuccia, un episodio del tutto marginale. Ci basti ricordare che nel territorio di Modena stazionano truppe austriache, quindi è Modena che è sotto l'Austria in questo momento, sotto la guida dell'imperatrice Maria Teresa, e anche del regno di Sardegna, Carlo Emanuele di Savoia. Mentre il bolognese, e quindi anche questo lato, è presidiato da truppe spagnole di Filippo di Borbone. Gli spagnoli quindi a sostegno del Papa, in questo momento siamo nello Stato Pontificio. Così il figlio ci racconta che i soldati, dopo averlo derubato delle offerte che portava con sé, gli dissero di seguirlo al campo. Questo va interpretato attentamente, perché se seguici al campo non vuol dire vieni con noi all'accampamento dei soldati, vuol dire che questi ussari volevano convertirlo. E davanti al suo rifiuto, e soltanto in seguito al suo rifiuto, lo uccisero, seppellendolo in tutta fretta sulle rive del fiume, che sarà il Reno piuttosto che il Panaro. Su questo punto occorre essere cauti, perché la realtà è il topos, quindi l'elemento immaginario della geografia, incominciano a sovrapporsi. Avram Shmuel, infatti, è persuaso che la morte del padre sia la morte di un santo e quindi necessariamente debba essere un martirio per il Kiddush Hashem, cioè la santificazione del nome di Dio. È evidente che una scaramuccia di confine, un banale omicidio nel corso di un borseggio, ad opera di un drappello di soldati, non sarebbe stato altrettanto edificante. Non voglio nemmeno mettere radicalmente in dubbio il resoconto del figlio, mi interessa piuttosto sottolinearne gli elementi topici. Con il completamento dell'autobiografia, che è un genere costituzionalmente incompleto, manca sempre l'ultima pagina, la vicenda esistenziale del rabbino Ricchi passa dal genere della biografia a quello della geografia. Solo per menzionare 2 esempi che ci guideranno poi verso la conclusione, da un lato l'esumazione del cadavere di Ricchi, a 6 giorni dalla prima frettolosa sepoltura sulla riva di un fiume, permette ai testimoni oculari, che lo riferiranno ad Avram Shmuel, di descrivere il corpo come ancora perfettamente intatto, il suo sembiante integro, come era in vita. È il segno, comune anche, sappiamo, ad altre confessioni religiose, della santità. D'altra parte, Avram Shmuel Ricchi fonda il proprio discorso di santificazione del padre e la certezza che il suo sia stato un martirio in nome della fede sulla persuasione, vedremo quanto fondata, che il padre sia stato la reincarnazione di un Tanaita, cioè di un maestro della Mishnah, vissuto nel secondo secolo dell'era volgare, e cioè Yehuda ben Baba. La dottrina del Gilgul, o metempsicosi, che meriterebbe da sola un approfondimento più ampio di questa stessa giornata di studio, è un caposaldo della Kabbalah luriana, ma certo pone un problema teologico di non poco momento. È in effetti difficilmente compatibile con una dottrina che prevede premi e castighi nella vita futura per le anime individuali. Tradotto in termini psicologici e aderendo strettamente alla vicenda individuale che abbiamo riassunto qui, se
Je est un autre, se io è un altro, che senso può avere scrivere la propria autobiografia? In altre parole, come si concilia la sussistenza dell'individuo con la catena delle reincarnazioni? In realtà la contraddizione, come cercherò di mostrare, è solo apparente. Come abbiamo osservato, è già a partire dalla biografia del figlio Avram Shmuel che Ricky viene trasformato post mortem in un martire per la sua tragica fine e retrospettivamente anche in un asceta. Se prendiamo per esempio lo Shema Gedolim del suo quasi contemporaneo bibliografo e biografo enciclopedico Chaim Yosef David Azulai, vi leggiamo che egli ha sentito dire che Ricky aveva digiunato tutti i giorni feriali, quindi fatta eccezione per le feste e il sabato, per 22 anni ininterrottamente. Questa concezione ascetica è ripresa ormai sulla base di Azulai, per esempio nelle Toledot Gedolei Israel di Mordechai Shmuel Girondi. Gli si accredita un ritratto agiografico compiuto, basandosi in particolare sull'identificazione di Ricky con l'anima che lo abitava, ossia quella di Yehuda ben Baba. La biografia di Ricky diventa la biografia moderna del rabbino Tanaita. Ora, come abbiamo visto, alla radice di questa identificazione c'erano le parole del figlio di Ricky, il quale, per dar loro fondamento, le aveva basate sulla testimonianza autografa del padre. Dopo la sua morte, aveva trovato scritto nel suo Sidur, quindi nel suo libro di preghiere quotidiane, l'annotazione di un sogno che si presenta come una visione sacra. Il testo del sogno, come Ricky lo aveva annotato, è così interessante che credo valga la pena citarlo per esteso. Ricordo che a Gerusalemme, città santa, nell'anno 1740 ho sognato, nel mese di Av, o forse era Elul, non saprei più dire che giorno era, che io, insieme a un altro, venivamo uccisi per santificare il nome, cioè subivamo il martirio. In seguito, quello stesso anno, continua il sogno, nella notte dello Shabbat Santo, il 25 di Elul, quando in sinagoga si legge la porzione Nitzavim e Vayelech, che una voce mi diceva in sogno che mio figlio Moshe Chaim aveva in sé l'anima di un maestro della Mishnah. Me ne dissero anche il nome, ma non me lo ricordo. Allora domandai, e io chi sono? Ma in realtà sarebbe stata mia intenzione chiedere piuttosto se ero Shimon o Yochai, vale a dire, questo lo aggiungo io, se io fossi la reincarnazione del veneratissimo autore dello Zohar oppure quella di suo padre. Ma ero in imbarazzo e prima che potessi riuscire a formulare la domanda mi fu detto, e tu? Tu sei Rabbi Yehuda ben Baba. Allora chiesi se per caso si trattava di quel Tanaita che nella Mishnah parla del dovere di informare le minorenni della possibilità che il loro matrimonio sia nullo. Mi pare che la voce abbia risposto, Rachele e Lea. A quel punto mi sono svegliato e di questo mi ricordo con chiarezza, firmato l'umile e insignificante, con le lacrime agli occhi, Avram Shmuel Ricky. Quindi il figlio conclude il sogno firmandolo con le lacrime agli occhi, il padre è appena morto. Si tratta di un racconto affascinante per l'effetto di verità che ne promana, per gli elementi dimenticati, non mi ricordo, era Elul o forse Av, per l'apparente incoerenza dei dialoghi, per il carattere profetico che i due sogni combinati insieme e illuminati, o meglio velati, dallo scioglimento che solo al figlio con le lacrime agli occhi è dato vedere. Ma un elemento ulteriore del fascino di questo racconto consiste proprio nello snodo che abbiamo cercato di delineare, nel rapporto paradossale tra un'anima che si cerca e un'anima reincarnata. Ricky ammette di aver desiderato porre una domanda alla voce che aveva assegnato un Gilgul al figlio minore. Ve'anish alti, alai, miani, e io chiesi, riguardo a me stesso, e io chi sono? La risposta appare al figlio del tutto chiara, in collegamento con l'oscuro sogno del martirio, il sogno successivo. Io e un altro, mentre non ci risulta che Ricky abbia perso la vita insieme a qualcun altro, eravamo uccisi per santificare il nome. Eppure la personalità, l'individuo, la vivibilità della vita propria sono salvati, perché Ricky pone in sogno una nuova domanda, quasi a voler essere certo di aver ben compreso. Yehuda ben Baba, gli era certamente noto, a lui che aveva commentato la Mishnah, ma per quale delle sue qualità gli veniva associato? Ora, Yehuda ben Baba è celebre tra l'altro perché è chiamato Echassid, vale a dire il Pio, tanto che si sostiene, quando una certa opinione o tradizione è ricondotta al Pio, l'ha detto il Pio, si deve senz'altro intendere come risalente a lui. Un'altra possibilità che a posteriori diventa di lampante evidenza è il martirio. Yehuda ben Baba, infatti,
per aver trasgredito il decreto dei Romani durante la rivolta di Bar Kokhba sotto l'imperatore Adriano, secondo il quale non si potevano ordinare rabbini, aveva ordinato dei rabbini e li aveva nascosti, ed è per questa ragione che fu ucciso con 300 frecce. Entrò così a far parte nel novero dei 10 martiri rammentati nel Talmud. Tuttavia, essere identificato con il Pio per antonomasia poteva convertire maggiormente a Ricchi, che in fondo era l'autore della Mishnat Chassidim, la dottrina dei Pii. E però pone una domanda che è atta a permettergli di identificare con certezza l'anima che lo abita, riferendosi alla prima di una serie di opinioni di Yehuda ben Baba che riguarda la legge del levirato. Questa norma riguarda un caso abbastanza raro, quello di due fratelli che abbiano sposato due sorelle, la seconda delle quali minorenne. Alla morte del fratello che ha sposato la maggiore, il matrimonio del fratello che ha sposato la minore può essere annullato per permettere al marito di offrirsi di sposare la cognata o esserne ritualmente dispensato mediante un rituale apposito che si chiama chalitza, quindi lo scuotimento di un sandalo, di una calzatura. Non entro nei dettagli, ma insomma il punto è che gli fa una domanda precisa, giuridica. È questo Yehuda ben Baba. Tutto questo sembra non avere alcuna rilevanza specifica, ma la risposta della voce in sogno ci guida, a mio parere, sulla strada giusta. La risposta apparentemente del tutto scoordinata e fuori luogo, Lea e Rachele. Apparentemente si tratta di una risposta del tutto sconnessa dal contesto, ma diventa chiara alla luce dello Zohar, volume primo, pagina 157b, come interpretato nella letteratura cabalistica luriana. Il rinvio è a Etz Chaim Sha'ar Aklalim, dove il matrimonio di Giacobbe viene spiegato in termini di un matrimonio di levirato. Ora, non posso dilungarmi sui dettagli, che sono in verità estremamente complessi, di questa interpretazione, che ha le sue radici già nel Midrash. Basterà, spero, osservare che Lea, davanti all'accusa di Giacobbe di averlo ingannato, né più né meno del padre Labano, vi ricordate la vicenda biblica? Labano dice ti do in sposa mia figlia, poi gli dà quella che aveva gli occhi ci sposi o non ci vedeva bene, e gli dice se lavori altri 7 anni ti do anche l'altra, però intanto prenditi la vecchia perché questa non me la sposa nessuno. Quindi Giacobbe si sente ingannato da Labano, ma nel Midrash la lite si sposta addirittura con Lea, e Giacobbe dice a Lea: tu come tuo padre mi hai ingannato. Perché fu Lea a infilarsi nel suo letto quando lui pensava, per la prima notte, di giacere con Rachele. Ma Lea gli risponde: anche tu, quando tuo padre ha chiamato Esaù per benedirlo, gli hai risposto: eccomi. Anche tu hai sostituito l'identità, anche tu hai sostituito la persona. In altre parole, la bigamia di Giacobbe si spiega in due modi solo apparentemente diversi. Da un lato, ci dice lo Zohar, Giacobbe aveva due nomi, Giacobbe e Israele, e d'altro canto le sue due mogli, una delle quali era destinata a Esaù, sostituendosi a Esaù ha sposato anche la moglie che era destinata a lui, queste due sorelle erano una sola radice d'anima, ma separata in origine dal peccato. Dunque, mentre Ricchi aveva proposto un modello disgiuntivo, o Shimon o Yochai, out, gli viene risposto in perfetta coerenza con i meccanismi del sogno, non meno che con quelli della Kabbalah luriana, con un modello radicalmente opposto, e Lea e Rachele, vel, o anche et. Così il Pio Tanaita, Tanah Hasid, si rivela tragicamente come colui che subì il martirio. Nemmeno il sapere il nome dell'anima che ci abita impedisce, in reciproca libertà, al nostro destino di compiersi. Grazie. Credo che il professor Cappanini ci abbia dato un piccolo esempio di quanto è interessante questo personaggio e quanti risvolti ha la sua vita e la sua attività. Devo aggiungere che il professor, non mi piace chiamarlo Saverio, va bene così, ha una capacità, una dote che è piuttosto rara. Questo è il mio punto di vista, ma penso che sia condiviso anche da voi. Non ti mica tiro, che c'entri tu? Ma chi lo conosce? Che è questo, di
dire delle cose molto complesse in modo semplice e anche affascinante in qualche modo. E ascoltare lui ha una caratteristica specifica, questo è il mio punto di vista, che quando di solito sentiamo un conferenziere, di solito si guarda loro e dice, beh, insomma, è un po' noiosetto. Questo viceversa si guarda loro nel senso che, almeno la mia impressione è questa, dire ma perché ha smesso di parlare, potrebbe andare avanti e sarebbe interessante. Questo è quello che penso io. Comunque tutto questo si inserisce in quel discorso che vi facevo preliminarmente, che per studiare nei vari svolti questo personaggio dovremmo adoperare molto più tempo e molto più attenzione. Dunque, allora io vi dovrei dare un piccolo saggio del modo di commentare del nostro Ricchi una parte del libro dei Salmi. Mi trovo in un certo imbarazzo perché sarebbe necessario avere davanti i testi e anche avere una conoscenza della lingua ebraica, delle varie modalità di interpretazione che non tutti possiedono. Cercherò di fare del mio meglio. Faccio una piccola chiosa a quanto diceva il nostro Saverio prima. Lui si riferiva al matrimonio tra Giacobbe e Lea e Rachele, no? Bene, il Midrash, sapete che il Midrash è famoso per vedere le cose da varie angolazioni, sostiene che c'è stato una specie di conflitto tra Giacobbe e Lea, quella moglie che gli è stata imposta, e che l'avrebbe in qualche modo, lui l'avrebbe rimproverata, sei un imbrogliona come è imbroglione tuo padre, e la risposta sarebbe stata anche tu sei un imbroglione, ma è così è. Ma credo sia proprio il significato di quel passo biblico. La Bibbia ci presenta i vari personaggi che hanno delle vicende familiari che sono in pratica la punizione dei loro difetti. Giacobbe era un imbroglione e ha trovato un imbroglione più imbroglione di lui, che era suo zio Labano, no? Fino a quando ha cambiato il nome da Giacobbe, si è trasformato in Israele e ha cambiato non solo il nome ma la sua personalità. Ha capito in occasione di quel famoso di quella lotta mistica con quel famoso angelo, ha capito che per risolvere i nostri problemi dobbiamo affrontarli e non cercare di trovare delle strade traverse. Ma questa è una piccola. Dicevo che il Midrash sostiene che c'è anche un'altra interpretazione, che Giacobbe non si sarebbe mai accorto di questa sostituzione se non dopo molto tempo, perché Rachele, incarnazione della femminilità nel senso più completo, avrebbe consegnato a Lea, prima della fatidica notte del matrimonio, dei simanim, cioè dei segnali per indurre in errore Giacobbe. Cioè avrebbe, quali sono questi segnali? Avrebbe insegnato a sua sorella, perché non fosse svergognata, guarda, se vuoi sembrare me, devi fare questo, in un certo momento devi dire certe parole, devi adoperare un certo profumo, devi indossare determinati abiti e così via. Quindi c'è questo elemento della fratellanza tra queste due signore, ma questo chiudo la parentesi. Dunque, io mi voglio riferire brevemente a quest'opera, il commento dei Salmi, il famoso Hasezion. È già stato detto quasi tutto, devo soggiungere per consolazione del nostro amico Guido Guastalla, che è lì che sorride, perché lui è saturo di livornesità, in qualche modo, che lo so, che il libro pare che sia stato composto, perlomeno immaginato, a Gerusalemme, ma la prefazione l'ha fatta a Livorno, almeno così dice l'autore. Comunque è sicuramente l'opera del nostro autore più ricca di elementi cabalistici, di non sempre facile lettura. Ci sono amplissime citazioni dello Zohar, ma anche di altre fonti di letteratura ebraica. È ricchissimo, è già stato notato, di interpretazioni sul valore numerico delle parole, sul notarikon. Notarikon è un termine greco che indica un certo tipo di interpretazione, cioè ogni parola
può essere interpretata non da quello che significa ricavandolo dal dizionario, ma come se ogni parola fosse un acronimo che ci fa pensare, vi faccio un esempio, la parola Amen, che ed è entrata poi anche nella liturgia cristiana, che noi traduciamo così sia, in realtà dovrebbe voler dire così è, cioè una conferma, una dichiarazione, quello che ho detto ne ho la piena consapevolezza che corrisponde a verità. Bene, secondo questa interpretazione può essere scissa dalle tre lettere Aleph, Mem e Nun, El Melech Neeman. Dio è un re degno di fede assolutamente, credibile. Ecco, quindi quando diciamo Amen non tanto sottolineiamo la veridicità di quello che abbiamo detto, ma sottolineiamo che la vera verità si trova solo presso Dio. È un piccolissimo esempio. Shema, la famosa preghiera ebraica, quella più conosciuta, Shema, vuol dire ascolta Israele, eccetera. Si domanda, ma cosa vuol dire ascolta Israele? No, Shema può essere scisso dalla parola Shema nelle tre lettere che la compongono, Shin, Mem, Ain, che possono essere l'iniziale di Shacharit, Mincha e Arvit, cioè preghiera del mattino, preghiera del pomeriggio e preghiera della sera. Cioè lo Shema diventa in qualche modo il simbolo della nostra liturgia. Vabbè, bene, queste semplificazioni nel testo dei Salmi si trovano comunemente, praticamente ogni due o tre righe c'è un esempio. Il valore numerico delle lettere è ancora, abbonda molto il libro dei Rashetevot e Sofetevot, poi ne daremo qualche esempio, cioè ogni espressione, ogni locuzione può essere interpretata non tanto da quello che dice, ma prendendo la prima lettera di ognuna delle parole. Poi vedremo. Oppure esaminando l'ultima lettera di ognuna delle parole. E ne risultano dei giochini e forse cose particolarmente serie. Quindi questa, la lettura di questo commento è sicuramente interessante e anche molto fascinosa. Dice nella sua introduzione lo studio di queste cose è simile all'ascendere una scala che gradino dopo gradino ci porta verso l'assoluto. Questo è il suo proposito. Quindi passa con molta disinvoltura dal peshat, cioè dal senso semplice del testo, al senso figurato, al significato allegorico, all'accenno e così via. Quindi si muove molto bene e dimostra una grandissima conoscenza della cultura ebraica. Lo vedremo anche questo, con delle immersioni, delle incursioni nella storia ebraica. Quindi ogni salmo, ogni locuzione, ogni parola può essere riferita a elementi storici del passato, del presente e del futuro. Quindi con una grande libertà bisogna un po' abituarsi a questo tipo. Pensate, passa molto frequentemente dal attribuire determinate espressioni alla storia di Adamo e a tutti i personaggi nati successivamente, fino a parlare del Messia, i tempi messianici. Quindi ogni salmo, ogni frase, ogni parola, ogni lettera ha un suo significato particolare. Lui stesso ci ha fatto notare, Saverio, che questa dovrebbe essere la settima opera che lui ha scritto, e lui dice che Kol Ashivim Havivim, tutte le cose che porta il numero 7 hanno un particolare valore. Quindi lo scrivere 7, Federico, hai capito, sette opere, la settima uno condensa tutto il suo scibile lì dentro, è un po' il condensato della sua personalità in qualche momento. Tra le cose che dice, commentando uno degli ultimi salmi, lo riferisco come cosa interessante, in questo, sapete che secondo il computo tradizionale degli anni, noi oggi siamo nell'anno 5773, è una convenzione, teoricamente dalla creazione del mondo, ma è solo una convenzione che non c'entra con la creazione del mondo. Comunque lui dice che in questo anno 5000, siamo nel quinto millennio,
non è ancora venuta la redenzione, ma dai testi antichi risulta con chiarezza che questa avverrà sicuramente prima dello scoccare del sesto millennio. Quindi abbiamo circa 200 e qualcosa anni per poter, speriamo di sopravvivere. Io ce la metto tutta. Va bene, allora io volevo provare a leggere con voi un salmo. Prima ve lo leggo in italiano secondo la versione normale e poi vedremo cosa ci dice, cosa ne fa scaturire il nostro autore. Ho scelto un salmo che è molto bello anche dal punto di vista letterario, il salmo numero 29, molto bello, che fa parte della liturgia ebraica del venerdì sera all'entrata del sabato. Bene, il salmo dice, è una traduzione così molto non scientifica, ecco, Salmo di Davide, ripeto il Salmo 29, celebrate, o figli di eroi, celebrate la gloria e l'onnipotenza di Dio, date a Dio la gloria dovuta al suo nome, prostratevi davanti a Lui con sacra riverenza. La voce divina rimbomba al di sopra delle acque, è il Dio della gloria che tuona, Dio si fa sentire sulle acque impetuose, la voce di Dio è potente, la voce di Dio è maestosa, la voce di Dio spezza i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano, egli li fa saltellare come vitelli, fa saltellare il Libano ed il Sirion, è un nome della montagna più alta, il Hermon lo chiamiamo noi oggi, un monte che si trova al confine tra Israele e la Siria, così via, e a guisa di giovani bufali. Dunque Dio, il Signore, schianta i cedri del Libano, li fa saltellare come vitelli, fa saltellare il Libano ed il Sirion a guisa di giovani bufali. Il Signore fa guizzare fiamme di fuoco, la voce di Dio fa tremare il deserto, fa tremare il Signore il deserto di Kadesh. La voce di Dio fa partorire le cerve, spoglia le foreste e nel suo tempio tutto esprime gloria. Il Signore decretò il diluvio ed è stato nel suo trono re in eterno. Il Signore darà forza al suo popolo e Dio benedirà il suo popolo con la pace. Insomma, molto bello, molto lirico direi, e insomma credo che venga esaltato in qualche modo l'opera della creazione, no? Tutte le cose che Dio ha fatto, il suo intervento nella natura che è costante. Ci sono alcuni elementi di carattere formale, adesso non entriamo nella disamina del Salmo, non sarebbe il caso, ci sono alcuni elementi di carattere formale, ad esempio questo ricorso alla voce di Dio, non so se avete notato, questa espressione Kol Hashem, la voce di Dio, questa espressione ritorna 7 volte nel testo, e il fatto che ritorni 7 volte può evocare i 7 giorni della creazione, 6 più 1, quindi la natura creata da Dio e dominata da Dio. Questo è il Salmo, non ci sono particolari riferimenti al periodo storico o a situazioni particolari, questo è il Salmo. Il commento che ci propone il nostro Ricchi è ricchissimo. Tra l'altro apro una piccola parentesi in relazione a quanto ci diceva prima il professor Campanini, dico bene? Ah, è sempre Saverio, sempre lui. A proposito del Salmo, del primo Salmo, lui dice, in questo primo Salmo è in qualche modo adombrata nella prima frase, nelle prime espressioni, è adombrato il nome dell'autore del libro. Sapete come suona? Ashrei Yoshevebe Techa, beati coloro che abitano nella tua. Dice così? Ashrei Yoshevebe, scusate. Beato l'uomo che non procede nelle vie del male, e così via. Va bene, in questa Ashrei Aish, beato l'uomo, è insito il nome dell'autore del libro di Salmi. Chi è costui? Chi è l'autore del libro di Salmi? David, no? Il libro è attribuito a David, anche se. E lui dice: se esaminate con attenzione le prime due parole del libro dei Salmi, è l'ultima parola, alleluia, finisce con alleluia, lodate Dio. Bene, queste due espressioni, le prime e l'ultima del libro, ci danno una indicazione di determinati autori. La prima espressione ci ricorda Davide,
E l'ultima espressione ci ricorda quel Yehuda ben Bava, attraverso il conteggio delle lettere, insomma una cosa molto complicata, Davide che sarebbe l'autore, e da come risulta dal punto di vista numerico, se prendete l'espressione Ashre Ha'ish, beato l'uomo, corrisponde numericamente a David Melech Israel Chai Vekayam. È un'espressione caratteristica della tradizione ebraica, che David, re di Israele, è vivo e stabile, perennemente vivo. E l'ultima espressione, alleluia, evocherebbe Yehuda ben Bava, uno dei dieci martiri della persecuzione romana, che in qualche modo l'autore adombra come se si riferisse a lui, perché anche lui ha la sensazione, la percezione di diventare in qualche modo martire. È qualche cosa che è un artificio letterario di cercare nelle parole iniziali del libro, in quelle finali, un'indicazione del nome dell'autore. Pare che l'abbia fatto persino Mosè nello scrivere la Torah, a un certo momento che abbia inserito il suo nome con questo artificio. Bene, detto questo, torniamo al nostro Salmo. Allora, il Salmo comincia, vado a prendere, vedete, un librone piuttosto robusto, il commento dei Salmi. Dunque, il Salmo cominciava con quell'espressione: celebrate, o figlie di eroi, celebrate la gloria e l'onnipotenza di Dio. Questa traduzione, figli di eroi, si presta a varie interpretazioni. Il testo dice Bene Elim. Elim può essere il plurale della parola El, che vuol dire Dio. Quindi figli degli dèi, figli delle persone importanti, di un certo livello, no? Quindi si invitano dei personaggi speciali a lodare, a prestare lode nei confronti di Dio. Lui lo riferisce, prende questa parola e non la identifica come la parola Elim, ma la identifica come la parola Ayalim. Ayalim, che vuol dire i montoni, figli dei montoni. Cosa sono? Chi sono i figli dei montoni? E lui spiega, i montoni evocano il culto sacrificale, gli animali che venivano sacrificati. E secondo lui tutto questo salmo è stato elaborato, è stato intonato dagli ebrei, da quegli ebrei che sono stati scannati come dei montoni, che si sono salvati da una forma di persecuzione molto grave. E riferisce questa cosa agli ebrei che si trovano, pensate un po', vedete, fuori dal tempo assolutamente, ai tempi degli ebrei che vivevano nell'impero persiano, la storia di Purim per capirsi. Quindi questo salmo sarebbe un invito agli ebrei che si trovano esiliati in Persia dopo la distruzione del primo santuario, nel quale hanno subito una serie di persecuzioni, di uccisioni e così via, a celebrare noi. Siamo completamente fuori del tempo, perché al di fuori di questo elemento, di prendere un testo Elim e modificare l'origine di questa parola e attribuirla a un periodo completamente diverso, siamo completamente fuori. Ma c'è un altro elemento sul quale lui si sofferma. Se voi prendete, adesso fatevelo a casa se volete, le prime parole di questo Salmo, vedrete che prendendo le iniziali di ogni singola parola, ne risulta la parola Evel, che significa lutto. E prendendo le lettere finali di queste stesse parole, delle stesse parole considerate, ne risulta la parola Ve Kalla, che significa e la sposa. Quindi c'è un nesso tra il lutto e la sposa. Che nesso c'è tra il lutto e la sposa? Sì che c'è, dai, portami il diario, non hai studiato. Fate attenzione che l'autore presuppone che noi conosciamo già tutto, che l'abbiamo letto 50 volte, questo 7 volte ritorna la parola Kol Adonai, la voce di Dio. Bene, il lutto, secondo la tradizione ebraica, dura 7 giorni.
e anche festeggiamenti per la sposa durano 7 giorni. Quando due persone si sposano, noi per 7 giorni abbiamo l'obbligo, quelli si chiamano i Shivat Yemer Amishte, i 7 giorni del banchetto nuziale. Quindi c'è un nesso tra il numero 7 e il lutto e la sposa. Cioè c'è un intreccio nelle vicende umane tra momenti di grande felicità e momenti di tristezza. Tutto questo ricavato dal testo, con una certa... dire un certo ardimento, no? Io solo ho dato un piccolissimo esempio. Per quanto riguarda poi il ritorno delle 7 volte della parola kol, questo 7 lui lo riferisce intanto a quanto abbiamo detto, il lutto e il matrimonio, ma lo riferisce ai 7 giorni della creazione, ma questo è implicito secondo lui, ma lo riferisce ai 7 libri del testo della Torah, è il Pentateuco. Ma cosa ci sta raccontando questo signore della Torah? È fatta di 5 libri, non di 7. No, sono sette. Come mai? Perché il quarto libro della Torah, quello come si chiama in italiano? No, ma tu lo sai, lo dovete dire voi. Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, dai, il quarto libro della Torah, quello cosiddetto dei numeri, a un certo momento nel testo originale, nel testo massoretico, c'è una frase che è anticipata e seguita da una lettera strana, che sembra una lettera nun all'incontrario, quasi come se fosse una parentesi. Ci si domanda, ma che significato ha questa cosa? Come se questa frase dovesse venire estrapolata dal testo. Bene, si dice in realtà che quello che noi chiamiamo quarto libro è costituito da 3 libri, perché la parte precedente a questa frase fa libro a sé, questa frase fa libro a sé, quello che viene dopo un altro libro a sé. Quindi ne risulta che i libri del testo biblico non sono 5 ma sono 7. E lui quindi fa tutta una lunghissima disamina, che io vi perdono, vi risparmio, per indicare che tutta questa, la voce di Dio che risuona, eccetera, ognuno di queste espressioni è in relazione a uno dei libri della Torah. È un esercizio molto, molto complesso, molto complicato. Ancora, voglio ancora darvi qualche piccolo esempio, ma alla fine dice, no, a questo ve lo dico dopo, c'è quell'espressione finale, non ve la leggo sul testo, sennò diventa ancora più noioso. Il Signore decretò il diluvio. Decretò il diluvio, fa un'osservazione di carattere in qualche modo teologico, direi. Il diluvio, Dio era presente nel diluvio, così come è presente il diluvio è stata la punizione di Dio nei confronti del genere umano che aveva peccato, no? Che non si era riconosciuto nei comandi di Dio, ma Dio era presente nel momento del diluvio, così come è presente anche nelle cose favorevoli per l'uomo. Cioè c'è questo Dio che è presente sempre ed costituisce una forma di unità, e lui dice: in contrasto con coloro che pensano che ci siano 2 potenze nel mondo, la potenza positiva di Dio e quella negativa di Satana, come due elementi contrapposti, no? È sempre Dio che domina il tutto e contiene in sé l'elemento di misericordia nei confronti dell'uomo o un elemento di giustizia quando deve intervenire. Ma alla fine lui dice: il Signore darà forza al suo popolo. In ebraico Hashem, Dio, os le ammo itten, darà al suo popolo una forza. Anche qui, prendendo l'espressione Hashem os le ammo itten, il Signore forza al suo popolo darà, se noi esaminiamo le prime lettere di questa espressione, ne risulta la parola Yael. Vi dice qualcosa? E se invece prendiamo le ultime lettere di queste singole parole, ne risulta l'espressione, una certa fantasia, Makot Azona, le percosse della prostituta.
che c'entra tutto questo? Bene, il riferimento è un episodio biblico, vi ricordate i tempi, l'episodio del libro dei giudici dove si parla di una guerra della professa Debora. C'è una guerra degli ebrei contro dei cananei, Debora insieme a Barak guidano questa campagna. Sisera, che era il comandante dell'esercito avversario, nel corso della battaglia scappa e cerca rifugio presso una signora che si chiama Yael. Costei, amica degli ebrei, strano, finge di dare assistenza a questo fuggiasco, vieni pure, lo invita nella sua tenda, gli dà da bere del latte, e pare che il latte alle persone stanche causi sonnolenza. Quello dice: mi raccomando, se viene qualcuno a cercarmi, non ci sono per nessuno. E quello si addormenta, e mentre è addormentato lei prende un piolo della tenda, glielo conficca nel capo e lo ammazza. Ma il Midrash sostiene che per farla addormentare non era tanto il latte, ma che lei ha finto di essere una prostituta, ha giaciuto ai suoi piedi insieme a lui per farla addormentare, per farlo stancare e farla addormentare. Quindi Yael e le percosse causate da una pseudo prostituta, e che questo compagno, il Signore darà forza al suo popolo, cioè è un riferimento a un episodio nel quale il popolo ebraico ha avuto una vittoria grazie a questa signora. Ma non è finito qua, perché poi dice, il verso successivo dice: l'Eterno benedirà il suo popolo con la pace. E anche qui ci sono delle espressioni che lui ricava. Cosa vuol dire con la pace? Con la pace, a qual è il riferimento? E qui fa dei voli di fantasia, però appoggiati su interpretazioni di determinati testi, dai quali risulterebbe che la pace è un'indicazione di coloro che studiano il testo biblico, i giovani che studiano, sono lo studio effettuato dai giovani che è fonte, lui dice, di pace, ma non per gli ebrei, per tutti. La redenzione dell'umanità, la pace, è un qualcosa che può essere sollecitata dai giovani che si mettono a studiare, e anche quello lo ricava con quel meccanismo di prendere le prime e le ultime lettere. E ancora dice, sempre alla fine, dice sempre a proposito della pace, dove l'andore è andato a finire, che qua, ecco, se prendiamo l'Eterno benedirà il suo popolo con la pace, le ultime lettere di queste singole parole corrispondono al Mem, Vav e Tav, Mut o Mavet, che significa morte. La pace collegata con la morte, in che senso? Che sostiene, e da qui impariamo, che ogni uomo deve perseguire la pace fino al giorno della sua morte, cioè tutta la vita. Vedete questi voli che lui ha fatto? Se volete vi dico anche brevemente tutto quello che ho omesso fino adesso, che cosa ricava da questo salmo. C'è un riassunto, intanto, che il salmo sarebbe, come vi dicevo poc'anzi, in relazione, un invito a coloro che erano scampati dai massacri dei babilonesi. Poi la gloria del nome di Dio risulta dal fatto di rinnegare le certe posizioni dell'ellenismo, si riferisce in particolare al paganesimo, all'adorazione degli idoli. Le sette volte in cui compare l'espressione voce si riferiscono o ai sette giorni della creazione, ai sette giorni del lutto, ai sette giorni del matrimonio, oppure ai sette libri del testo della Torah. E ancora c'è poi un cenno, ma questo ve lo risparmio perché è troppo complicato, alla morte di Aaron e di Miriam, rispettivamente fratello e sorella di Mosè, espressioni che riguardano il diluvio e i vantaggi della pace. E ancora ci sarebbe un cenno ai sette
temo, sempre ricorrendo a quell'artificio di prendere le lettere che sono iniziali o finali di determinate espressioni, ci sarebbe un riferimento ai quattro mondi del pensiero. Cioè il nostro pensiero dovrebbe essere rivolto alla azilut, come si può dire l'azilut? L'emanazione di Dio. O alla beria, alla creazione, alla formazione e finalmente al pensiero, cercando di penetrare nel pensiero di Dio. Bene, io mi fermo, Dio, credo di avervi confuso l'idea abbastanza. Ma vedete com'è complicato. Ma pensate, ragazzi, questo lavoro di interpretazione è fatto su ognuno dei 150 salmi. Ma quanto tempo ci avrà messo a trovare tutti i riferimenti? Questione di anni, direi, no? Perché è una persona che viaggiava, aveva problemi di carattere personale, di carattere economico, tutto quello che volete, e ha trovato il tempo di scrivere quest'opera, che già solo questa, diciamo, deve avere impegnato un tempo molto considerevole della sua esistenza.